Contagi mai così alti dall'autunno scorso, la Toscana non può permettersi passi falsi per Pasqua. Allora il presidente Gianni firma l'ordinanza che blinda ulteriormente le festività. Nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 aprile saranno in sostanza chiusi tutti i negozi e i supermercati, con alcune eccezioni. I pubblici esercizi, bar e ristoranti saranno aperti per l'asporto. Gli altri, ad esempio laboratori di pasticceria, potranno solamente consegnare a domicilio le ordinazioni ricevute online e per telefono. Aperte le edicole e le farmacie. Chiusi invece anche i tabaccai e i fioristi, attività che pure in zona rossa avrebbero potuto rimanere aperte. Non la prendono bene le categorie economiche, che parlano dell'ennesimo colpo a sorpresa. La sorpresa dentro l'uovo di Pasqua. La vigilia delle festività pasquali arriva una inaspettata ordinanza della Regione Toscana che dispone la chiusura di tutte le attività del commercio. Noi come Confcommercio fino a pochi minuti fa stavamo dando indicazioni a chi ci chiedeva come comportarsi, affinché rosticcerie, macellerie, gastronomie potessero svolgere l'attività nelle giornate di domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua. Poi è arrivata questa ordinanza senza alcun preavviso, quindi noi prima che il metodo contestiamo il merito. Già le restrizioni sono fortissime, che ci hanno messo in ginocchio, e vedere tantissime attività che proprio in questi giorni potevano svolgere il loro lavoro di asporto, dalle rosticcerie, da pasticcerie, da gelaterie, alimentari, dispiace, e soprattutto i macellai che si erano organizzati proprio per il giorno di Pasquetta con i preparati, quindi merci ordinate, clienti presi, organizzazione fatta.